Buonasera, cari tifosi del Napoli, cari collezionisti della maglia del Napoli, è una bella iniziativa, un'iniziativa che mi piace moltissimo. Il Napoli di oggi molte volte non scende in campo con l'azzurro e fa male perché l'azzurro è il colore che più rappresenta Napoli. Napoli è la città più azzurra che sta in Italia e quindi la maglia azzurra è una maglia che proprio si addice a noi, alla nostra storia, una storia piena di lotte, di combattimenti, con club, con città, con mondi molto più ricchi di Napoli, che noi abbiamo tentato di battere e qualche volta ci siamo anche riusciti a batterli. Io qualche anni scorsi, sulla maglia del Napoli, misi anche lo stemma dei Borboni. Borboni, e siccome poi fu criticato perché insomma era un mondo che poteva avere qualche neo, secondo me no, non tenne nessun neo, ma per i giornali del nord poteva tenere qualche neo. Io l'anno dopo misi anche sugli abbonamenti lo stemma degli Aragonesi e degli Angioini, oltre a quello dei Borboni. È perché era la storia di Napoli, era la nostra storia e questo va insieme praticamente con la maglia azzurra. Quando vado a scendere in Napoli, magari con una maglia verde, a me poi il verde porta pure sfortuna, quindi vi potete immaginare, quasi quasi mi metto a piangere. Comunque io penso che bisogna amare Napoli comunque, bisogna amare Napoli e il Napoli. Io l'amo moltissimo. Mangio quasi solo piatti napoletani. Vabbè, questo c'entra poco, va bene. Niente, vi faccio gli auguri ai collezionisti perché possono veramente avere tutte le maglie che ha avuto il Napoli, tutti i magli di ogni anno che il Napoli ha giocato. Grazie.